Allora, è anni e anni che chiedo al comune di dare una bella sistemata alla strada, Sì. ma non l'ha fatto mai, non l'ha fatto mai. Ha dato una piccola sistemata adesso qui, una specie di sistemata, ma comunque sia di sotto l'umidità ci va lo stesso, l'acqua ci va lo stesso. Non è che ha sistemato alla grande. Secondo me è ora che sistema per bene, perché è una strada abbandonata. Questa? È una strada abbandonata. Come la vuoi chiamare? Una strada così, come la vuoi chiamare? La sua è peggio. È peggio, ma la strada è tutta vecchia. E questa sì, è antica. Fa solo le vie, quelle principali del paese, quell'area non conta niente. Non Certo. conta niente perché? Perché c'è le case pakistani? Non fa parte del paese? Penso di Sì, che fa parte del paese. Questo sì. signore Questa chi non è? è la figlia di Sei la figlia Beppe. E io sono la di figlia di Beppe. Beppe? Ah, tu mi dicevi anche di quell'altra casa lì che è piena di... Tu, le case sotto la strada, è piena d'acqua. Dalla strada va giù l'acqua, è piena d'acqua. Sì, questo mi è stato detto da altri, E eh. io la sono dovuta sistemare sotto, Aspetta, risistemare tu. di nuovo, se te faccio vedere sarà 2 o 3 mesi, e cioè, mi scoppia il muro perché comunque l'acqua va giù lo stesso. Perciò, a Quindi a spese parte tue. che sotto tutta umidità, dopo il muro, la cosa scoppia, no? Il pavimento. Certo, però se la Non mi strada è... riprendere, per favore, che non sono molto portogenico. Ma sei bello. Sei bellissimo, Va capito? bene. Allora, Comunque sì, è così. quindi a spese tue hai sistemato sotto? Sotto, sì, è 2 o 3 volte che ci sistemo. Però... Anche io su garage mia già ho tutto il muro sopra, no? L'ho detto con la macchia dell'acqua, Beh, capito? vabbè, che c'entra questo? Ma quello Lei che parla viene dalla della strada strada? che è del comune, questa strada. Perché la strada quella lassù non è dal comune che c'è le scalette che scende, Sì. giusto? Do c'era il pianerottolo dalla scaletta, no? Lì quando viene giù l'acqua, sbatte il muro e si ferma lì e cala dentro Alle al case. garage. Porca miseria, quante cose. Quante cose, ho chiamato pure le case popolari e le case popolari ha detto ci mando, ci mando, ci mando, ci manderà Ci manderà, ma un è, domani. sì, il comune l'ha interessato tu? No, L'ha interessato, ossia le case popolari non è comunali? È beh, l'ERAP che si sì, interessa, appunto. però è sempre del comune. Sì, ma è un problema del comune che se non è il suo fa Oh, e interessare le allora case l'ERAP popolari. dovrebbe chiamare il comune e dirgli. Ecco, quindi questa però è strada comunale, dovrebbe interessare. Certo, le fognature penso che dell'APM. Vabbè, comunque è Vedo che sempre il comune, spetta scusate, che l'APM. ne sa il cittadino? Il cittadino si rivolge al comune e dice guarda, mi entra l'acqua e lui farà interessare No, gli ma al altri. comune non gliene Io ho frega, non chiamato gli le importa case popolari. niente. L'APM mi pare che non gli importa niente, però non è il modo di tenere il paese in questa maniera. Preghiamo Perché Gesù Bambino. bene o male ci sono tutti i paesetti che sono stati No, messi a dovresti posto e pregare. Ah, Corridonia fa quello si schifo. dovresti pregare un'altra cosa. A Duce si ritorna. Comunque bene o male, i centri storici Sì, è se, vero, guarda, gli sono se l'hanno tenuti bene. sistemata. Io devo dire che ci sono dei posti che ho visto nei comuni vicini che sono dei gioielli. Purtroppo Corridonia è grossa. Se vai a Porto a Potenza Pisena ti innamori solo del centro, no? Ah, Certo. vabbè, ma tu, vabbè, Vai a allora. comprovarli se Vabbè, vanno per il Corridonia è centro. grossa, ma sicuramente c'è tante persone che paga l'IMU, che paga le tasse, Certo. più No, dei paesi però piccoli. quello che disturba, ho capito, che non gliene frega niente all'amministrazione, non parla, non si vedono mai in giro. Cioè io ricordo un tempo, quando c'era la Democrazia Cristiana e altri partiti, che a un certo momento li vedevi in giro, adesso Però sono può tutti darsi montati. che avanti le case sue fa sistemare. E vabbè, Mi questo è sembra che... umano, che ci sia umidità, ma com'è sta storia? E com'è sta storia? È anni e anni, come ho detto di fuori, che ci lamentiamo che la strada è Quindi rovinata, che viene da sopra. ci sta infiltrazioni d'acqua. Adesso lì non si vede perché abbiamo messo un pannello, però comunque dietro c'è tutta acqua. I muri sono zuppi d'acqua dietro e viene dalla strada perché anche qui, non so se si riesce a vedere. Qui come fa tutta Sì, 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 calce sì, sì, e sì, qui sì. a volte si vede La l'acqua muffa, che la scorre. muffa, la muffa. Adesso ho sistemato, non si vede Ma anche nel perché bagno mi sembra che, sì, al eh? bagno adesso da 2 o 3 mesi ho sistemato e riscoppia il muro di nuovo. Aspetta che accendo.
Ah, quindi questi punti qui. Che il muro scoppia sempre di continuo. E cacchio, e allora hai buttato dei soldi. Quando è venuti quelli del comune ha visto pure il problema che c'era, perché le case, le gronde? Sì, le grondaie. Non sono allacciate alla fogna, stanno sottoterra. E basta. Stanno infilate sottoterra, ma non stanno allacciate sulla fogna, e perciò l'acqua va a finire dentro le case e fa un casino. Colpa anche dei proprietari delle case, non solo del comune. Sì, questo, allora, la fogna di fronte, la grondaia di fronte, buttava sempre sotto la strada l'acqua. Questa accanto non era allacciata e faceva casino, ma veniva l'acqua giù, perciò qui sulla via, fra le grondaie che sta sotto la strada senza essere allacciate, e le fogne, per me è un disastro. Comunque è bellissimo questo posto. Uno ha speso i soldi per restaurare le case e poi il comune non fa niente. Anche sto muro c'aveva Allora, sto muro dietro è zuppo d'acqua, perché allora adesso è venuto il muratore, mi ha messo dei pannelli di, non so se si chiama silicio, che ha detto che praticamente non va a venire l'umidità, ma la fa un po' evaporare, però dietro il muro c'è sempre l'umidità. C'è sempre. Beh, e io per poterci sta, perché questo è bellissimo sto posto, io dormirei qua dentro. Posta che uno fa i sacrifici per farsi una casa, poi magari il comune non gliene frega niente, non si sistemano le fogne, niente. Beh, adesso abbiamo fatto il filmato, lo conoscerà tutta Goridonia e oltre. Questo va su YouTube, non è che va su Facebook, solo su YouTube, lo mando su tutti i canali, perché è un cittadino o una cittadina che dice delle cose, sì, dovrebbe essere ascoltato. Io adesso ho parlato io, ma Goridonia è pieno di queste cose, non guarda, è che è così. Ne sento tante in giro, se dovessi fare un film di 10 ore, però oggi ho incontrato te, che sei intervenuta prima, e adesso io ti sto intervistando, perché è un problema che deve essere risolto. Ma a volte questa amministrazione non risolve manco problemi semplicissimi, come metti un passamano per non far cascare giù, e questo riguarda me, le persone alla scaletta, ci passa la gente, si può attaccare, niente, non ti danno ascolto, non ne frega niente, e si ripresentano, vabbè, ok.